Un'emozionante cerimonia quella dell'inaugurazione del Monumento all'Emigrazione Italiana di Ginevra. Circa 300 italo-ginevrini si sono riuniti per partecipare all'inaugurazione del monumento e scoprire, con un caloroso applauso, il masso di marmo bianco di Carrara dedicato agli emigrati italiani. Il tutto si è concretizzato nel pomeriggio del 22 novembre alla presenza delle massime autorità italiane, ginevrine e cantonali. La cerimonia è iniziata con il discorso del coordinatore della SAIG, Carmelo Vaccaro, promotore dell'iniziativa, che ha ringraziato le autorità e il pubblico presente alla prima delle quattro inaugurazioni previste nel cantone di Ginevra. Vi porgo il benvenuto in questo primo dei quattro monumenti che saranno inaugurati a Ginevra, volto a ringraziare l'emigrazione italiana. In questa semplice pietra, che potrebbe sembrare un normale sasso di valore simbolico, saranno racchiusi i ricordi di tutti i lavoratori italiani, donne e uomini, che sono arrivati da tutte le regioni d'Italia portandosi dietro gli antichi valori italici. Ed è proprio sulle orme e i principi della vecchia emigrazione che la SAIG intende continuare il suo cammino, preservando nella memoria, ma anche guardando alle esigenze della nuova generazione di immigrati, di quei giovani che oggi purtroppo si ritrovano a lasciare il loro paese in cerca di una vita migliore. Un sentito ringraziamento alla città di Ginevra per l'accoglienza e l'amore che questa città ha riservato ai nostri compatrioti italiani. Viva l'Italia, viva la Svizzera e viva anche la nostra Ginevra. Grazie. Ma come si fa? Qui c'è la casa ma non c'è il lavoro. In Svizzera invece c'è il lavoro ma non c'è la casa per mancanza di alloggi. Ti ricordo ancora, ricordati che sei all'estero. Comportati sempre bene perché non abbiano a dire. Monsieur le maire de Genève, madame la conseillère administrative, monsieur le consul, monsieur le président, chers amis d'Italie ou d'ailleurs et de Genève. C'est une grande joie d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration du monument érigé en reconnaissance à l'immigration italienne. Que le parcours de nos pères, de nos mères, il n'a pas été facile, mais que l'histoire, elle se répète très souvent et qu'au-delà des Italiens, on le sait parce qu'à la gare Cornavin, il n'y avait pas que des Italiens qui arrivaient, il y a eu des Espagnols, il y a eu des Portugais, il y a eu des Yougoslaves. Aujourd'hui, on a toujours des personnes qui arrivent à Genève, qui arrivent pour travailler, qui sont d'accord de faire les métiers les plus compliqués, les plus durs, les moins bien payés, et que le regard sur ces hommes et ces femmes qui viennent à majorité d'Europe, il est quand même toujours très très dur. Alors aujourd'hui, on salue ceux qui sont venus, vous principalement, pour construire ce pays qui est votre pays, qui est mon pays. Et puis on a aussi tous les autres qui continuent d'arriver. Et pour toutes ces autres personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants, eh ben, il faut ouvrir grand les bras parce que c'est ce qu'on aurait voulu quand on est arrivé dans les années 50, 60, 70, construire ce pays. On aurait voulu se sentir accueilli. Je vous remercie de votre accueil et de votre... Bonjour à toutes et tous. Alors contrairement à mes collègues du conseil administratif de la ville de Genève et du conseil d'État, je ne suis pas italien d'origine. Personne n'est parfait. Voilà, ça peut encore arriver, qui sait. Non, je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour ce moment très important. J'aimerais aussi vous dire que, en tant que maire, je me suis dit, puisqu'on célèbre l'immigration italienne, j'ai regardé un petit peu l'histoire de Genève. Aujourd'hui, on a ici des représentants de première, deuxième, troisième génération. Mais la présence italienne est beaucoup, beaucoup plus ancienne à Genève. Et je reconnais que j'ai appris à quel point elle a été fondamentale pour l'histoire de Genève. Aujourd'hui, les Italiens sont très présents dans la société genevoise, et notamment en politique. Lors des dernières élections municipales, 35 personnes d'origine italienne se sont présentées, tous partis confondus, vous êtes dans tous les partis. 14 ont été élus. 14 sur 80, c'est quand même 17,5% du Parlement. Et au Grand Conseil, il y a 14% de députés d'origine italienne. Genève a cette capacité de faire des gens d'ailleurs, des gens d'ici. Alors continuons à faire ce travail ensemble et je souhaite une très belle journée à toutes et tous. Bravo. Mesdames et messieurs, cari amici,
come avrebbe detto il celebre Totò, tranne qualche straniero siamo tutti di noi. Je parlerai en français. Avec humilité, mais fierté, les Italiens ont su faire leur place dans notre pays qui est devenu le leur. Et ils méritent gratitude et respect. L'être humain, comme l'arbre, s'il veut s'élever au-dessus de la forêt et regarder vers l'horizon, doit avoir des racines profondes dans la terre. En tout cas dans une terre, et quand je dis une terre, je ne donne pas de notion géographique. Cette terre peut être double. Et le fait d'avoir des racines dans deux terres est certainement une richesse pour nous, mais aussi une richesse pour la Suisse. Car de cette richesse vient justement le mélange des sédiments. Nous leur disons merci à eux, merci à vous et bonne journée. Grazie. Signore e signori, cari amici italiani di Ginevra, normalmente un consigliere di Stato deve parlare nella lingua ufficiale del cantone di Ginevra, la lingua francese. Proverò, farò un'eccezione, diciamo, oggi. Bravo. Probabilmente l'unica della mia carriera politica quanto consigliere di Stato, prendendo il rischio di maltrattare un po' questa bellissima lingua di Dante, che però è anche una lingua ufficiale della Confederazione Svizzera. Un ricordo molto preciso. All'inizio degli anni 70, con questa tensione che si trovava e che si ritrova un po' purtroppo oggi in questo paese. Era nel 1971, mi ricordo, avevo 12 anni. Eravamo proprio sul posto dove oggi c'è il Palexpo. C'era una grande festa di ginnastica, la festa cantonale di ginnastica, in quel posto lì, era nel 71. E alla sera sono arrivati i miei genitori, erano con degli amici italiani e li sentivo parlare tra di noi. E a un certo punto ho sentito mio papà dire ai suoi amici: non è passata, non hanno votato sì. Era il giorno della prima o della seconda, non mi ricordo, iniziativa Schwarzenbach. E da quel momento lì, si è sentito veramente le cose come erano, potevano essere state difficili prima e forse dopo quell'iniziativa. Dobbiamo assolutamente trovare un modo di trasmettere certi ricordi, certi elementi di questa cultura, di questo passaggio e di quanto è stato il passaggio della comunità italiana qui a Ginevra. Perché se siamo qui oggi, se siamo nelle nostre funzioni di oggi, è anche perché abbiamo potuto approfittare di un sistema fantastico. È stata difficile l'integrazione, però è stata possibile. È stata possibile, i nostri genitori hanno lavorato, però le autorità di questa città hanno fatto anche loro il loro dovere, il loro lavoro, permettendo a tutta una generazione, la mia in particolare, di salire nell'ascensore sociale. Io sono molto commosso delle manifestazioni e delle parole dei consiglieri di Stato, dei consiglieri della Ville de Genève. Questo dimostra come la storia degli italiani qui sia una storia di successo. Io credo che solo uno o due paesi nel mondo, io sono stato in uno di quei, ho visto presidenti della Repubblica, intendenti di Montevideo, figli di italiani con passaporto italiano, di nazionalità italiana. La metà della popolazione aveva il passaporto italiano. Quindi ci sono pochi posti in cui gli italiani che sono arrivati per lavorare sono riusciti a salire, come diceva il consigliere Dal Busco, nell'ascensore sociale e sono diventati parte del paese che li ospita. Grazie a tutti, grazie a tutti. La voce è quella delle mie montagne, però cercherò di alzare il tiro iniziando a salutare le autorità del cantone della città di Ginevra con molto cuore. Venendo qua mi sono detto: ma perché un monumento? Una lapide, una scritta.
cos'è il suo significato, la memoria. E allora sono riandato a una vicenda della mia vita. Era il 31 ottobre, ero a Parigi e andai a salutare il rabbino della sinagoga dove io abitavo, un amico a me vicino, dove alcune volte, diciamo, litigavamo sulla politica, ma avevamo un rapporto umano straordinario. E gli dissi, non posso essere qua, mi aveva invitato a cena il giorno dopo, non posso essere qua con te perché torno alla mia terra, perché domani è il 1° novembre, vado a salutare i miei cari. Tu sei molto fortunato, mi disse. E io rimasi interdetto e dico, ma perché? Poi ci ripensai, perché sono fortunato? E capii tutto. E dice, tu sei fortunato perché vai alla radice della tua vita, mentre a noi è stato tolto tutto. Non abbiamo più niente. Questa è la memoria. Un monumento, una tomba, una scritta, una lapide è la memoria. E Max Frisch disse quella meravigliosa frase. Avevamo pensato di avere braccia di lavoro e invece sono venuti uomini e donne con i loro cuori, le loro passioni, le speranze per costruire un'Italia migliore e per dare alla Svizzera un grande contributo. Abbiamo ricevuto molto dalla Svizzera. Ma abbiamo anche dato, e abbiamo anche dato. E allora io voglio terminare con questo augurio. La memoria deve servire a questo, a non fare più troppi errori, ad avere quel sentimento grande di solidarietà, di passione, di amore, di capire gli altri. E allora avrei voluto avere anche con te la bandiera svizzera e quella europea, perché noi difendiamo la memoria per costruire una Ginevra, una Svizzera, un'Italia, un'Europa dei valori e della solidarietà. Lo facciamo per voi. Tanti auguri. Noi teniamo questo. Aspettate. Va bene. 2, 3. Bravo. Allora, ciascuno di voi. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e protegge la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti, anche quando sono migranti, quando sono all'estero, mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore, che vive e regna nei secoli dei secoli. E per la fraterna intercessione della Vergine Maria, dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. E su questo monumento e su tutti voi discenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La SAIG e le associazioni che la compongono continueranno il loro impegno nel promuovere la nostra Italia all'estero, non come un lavoro o una professione, ma con una passione che nasce dentro, una fervida necessità di valorizzare al meglio i valori di quel bagaglio culturale che ci trasciniamo sempre con amore.